La speranza in questa nostra realtà complessa e difficile di Napoli appare forse troppo come una risorsa di contrasto. Essa è ciò che si oppone, spesso da sola, a tutto ciò che non va, ai tanti problemi, ai drammi, alle difficoltà del nostro vivere quotidiano. Napoli, lo constatiamo giorno dopo giorno, mantiene sempre aperte e le aggiorna quasi minuto per minuto le sue pagine di cronaca. Spesso sono pagine imbrattate dai residui che la violenza, il malaffare, le ingiustizie e le prevaricazioni lasciano sul nostro campo, sfigurando anche il volto di questa nostra amata città, che ha invece bisogno di riaprire e rinverdire pagine di segno diverso, quelle per esempio di una storia di fronte alla quale, insieme alla speranza, non esiste una umiliazione tanto grande da poterla mutilare. Lo scarto tra la cronaca e la storia grava oggi come un macigno sulle spalle di Napoli. La grandezza del passato non lenisce, ma anzi rende più acuto quel senso di malessere e di profondo disagio provocato dalle miserie dell'oggi. Davanti all'immagine dell'Immacolata, tutti avvertiamo la necessità di un esame di coscienza.